prezioso sapere che Gesù stesso può insegnarci. La Bibbia dice e ci insegnava le scritture. Quando i discepoli ricordavano i bei momenti, ricordavano i bei studi, le belle predicazioni, i begli insegnamenti che il Signore dava loro. Siamo così felici di sapere che non è finita. Attraverso lo Spirito Santo è scritto: egli vi insegnerà ogni cosa. E quindi noi siamo alla scuola del Signore e siamo anche contenti che tutto quello che sta avvenendo qua potrà essere ascoltato, seguito, visto da amiche, amici, credenti assetati della parola del Signore. Il nostro studio oggi è sul profeta Eliseo e per poter capire bene questo che studieremo, questa biografia, questa storia, questo racconto, noi abbiamo bisogno di penetrare l'ambiente di quel tempo. E lo stesso del profeta Elia, che combatté contro il culto ai vari Baali per dimostrare che il Dio di Israele, Yahweh, è l'unico vero Dio. Come oggi esistono divinità pagane chiamate col nome delle città, così abbinando il nome della divinità alla città, a quel tempo c'erano tanti Baal e quindi tanti Baali che in qualche modo, in qualche maniera erano le divinità preferite dai popoli pagani limitrofi, quindi vicini alla Palestina, a Israele, insieme alla dea Astarte. Erano una delle principali tentazioni idolatriche e pagane del popolo di Israele, che se ne lasciava sedurre spesso per iniziativa di matrimoni pagani che come conseguenza portavano tutto questo, altre volte perché semplicemente si trovavano in situazioni difficili e invece di cercare il Signore se ne allontanavano. Dio aveva detto: se tu ascolti la mia voce io ti benedirò, se tu non l'ascolti io non manderò la pioggia, non benedirò i tuoi raccolti, non ti aiuterò a ricevere la benedizione. La benedizione materiale era chiaramente, ovviamente, una figura, una rappresentazione della benedizione spirituale. Oggi il credente è chiamato soprattutto a ricercare quest'ultima, la benedizione spirituale. Matteo 6,33 afferma, recita: ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Vediamo un po' questo culto che già era presente in Israele molto tempo prima, quando purtroppo Israele viveva a quel tempo nel tempo dei giudici. Giudici 10:6 in poi. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dei della Siria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. C'è sicuramente una preoccupazione sincera, devota, fervente, preoccupata di tanti veri cristiani che ritengono che l'apostasia stia prendendo il sopravvento, ma non è così. Né il culto a Baal, né il culto al materialismo moderno, né il sopravvento e la forte pressione di un mondo che ha escluso il Signore e ha elevato come divinità il denaro, il piacere, il voglio tutto, subito e adesso, avranno la vittoria. Dio ha sempre avuto nel corso degli anni un residuo, un popolo che è rimasto fedele. Primore 18:18. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato.
Primo Re 19:18 dice, correggo, che non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. E vorrei farvi notare che 7.000 uomini in quel tempo erano abbastanza. Le metropoli non erano con i numeri attuali, le persone non erano numerose come adesso. Dio ha sempre avuto qualcuno che lo ha seguito. Era un culto che la regina del tempo in Israele, Isabel, cercava di far penetrare sempre più diffusamente. Primo Re 16:30 parla di questo, questa regina pagana che non doveva essere regina di Israele perché le era vietato, ma il re di Israele l'aveva sposato. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduto, come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat. Prese moglie Isabel, figlia di Et Baal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal nel tempio di Baal che costruì a Samaria. Come vedete, purtroppo l'uomo fece i suoi errori, ma la moglie l'aiutò a commetterne ancora di più. Lo spirito che ha sollecitato questa donna, guidata questa donna nelle difficoltà in cui Israele poi è vissuta in difficoltà spirituali, ma che poi per punizione, disciplina divina, divennero anche difficoltà economiche, difficoltà fisiche, difficoltà della società intera ebrea, purtroppo continua a essere presente e a animare altre persone. Vediamo in Apocalisse 2:20 questo. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Isabel, quella donna che si dice profetessa, insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. I capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse hanno 7 messaggi a 7 chiese in 7 città diverse, e questi messaggi a queste chiese hanno tra l'altro questo messaggio. A una di loro dice il Signore: tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e mangiare carni sacrificate agli idoli. Come vedete, l'ambiente in cui il profeta Eliseo si trovava a lavorare, a svolgere il suo servizio, ministero, era questo qua. Un ambiente pagano, depravato. Si credeva che Baal fosse il dio della pioggia e dei buoni raccolti agricoli. Per questo Eliseo lanciò la sua sfida, per questo Elia prima di lui lanciò la sua sfida. Primo Re 17:1. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Nel momento preciso che il popolo del Signore si sviava e credeva che Baal fosse il Dio delle piogge, la cosa più semplice da fare per il profeta era dimostrare il contrario. E Elia, e poi dopo Eliseo in altri modi e con altri segni miracolosi, dimostravano che non era vero, ma che invece la pioggia era nelle mani del Signore, e per la verità continua ad esserlo. Era un tempo difficile dove bisognava dimostrare che il Dio di Israele, un tempo di corruzione spirituale. E desidero farvi notare le tre caratteristiche del culto a Baal. Prima di tutto il sacrificio dei bambini. Secondo Re 16:3. Ma seguì l'esempio dei re di Israele e fece passare per il fuoco Persin, suo figlio, seguendo le pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele. Notate con me, i bambini sono stati sempre bersagliati dal diavolo.
Oggi questo si chiama in un altro modo, non vengono uccisi su un altare, però vengono sacrificati sull'altare della pedofilia, vengono sacrificati sull'altare dell'aborto non facendoli nascere affatto. Il diavolo ha sempre avuto un accanimento contro i bambini e forse è per questo che Gesù gli riserverà delle parole speciali, dicendo a chi li rimproverava, i bimbi, nella loro vivacità attorno a Gesù: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di loro è il regno dei cieli. Il regno di Dio è riservato a loro, insegnava Gesù, alla loro semplicità, quindi al loro credere genuino, senza troppo dibattere, discutere, pensarci su. E secondo Re 23:10, profanò Tofet nella valle di Ben Innom affinché nessuno potesse più far passare per il fuoco suo figlio o sua figlia in onore di Moloch. Un buon devoto re, Giosia, re di Giuda, quindi del sud della Palestina del tempo dei re ebrei, fece tutto questo affinché nessuno in quei luoghi facesse più passare per il fuoco figlio o figlia. L'abominazione religiosa non conosce limiti. Non avremmo sicuramente il coraggio di far bruciare i nostri figli in onore della divinità. In senso fisico no, ma quando li trasciniamo nelle strade del peccato, quando genitori tossicodipendenti permettono che i figli lo diventino, quando mamme tossicodipendenti, incinte, gravide, nonostante il pericolo, continuano a fare uso di stupefacenti, non offriamo il nostro bimbo, la nostra bimba in onore di divinità pagane ed idolatriche? La nostra preghiera è: Signore, converti a te appieno gli uomini affinché queste tragedie non possano mai più accadere. Levitico 18:21 nella legge di Mosè lo proibiva. Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloch, e non profanerai il nome del tuo Dio, io sono il Signore. Quindi il culto a Baal prevedeva il sacrificio dei bimbi, ma prevedeva anche l'omosessualità dei sacerdoti idolatri. Primo Re 15:12. Eliminò dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti. Questo buon re di quel tempo levò dal paese quelli che si prostituivano e fece sparire gli idoli. È evidente la relazione, il legame, è una prostituzione, tra virgolette, secondo loro, sacra. Aveva a che fare con la stessa divinità pagana. In altri termini, questi uomini vendevano il loro corpo in onore della divinità pagana e pensavano di compiacere la divinità. Ma Dio non ha bisogno di tutto questo. Dio è amore e ha tanto amato il mondo che ha dato suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Secondo Re 23:7. Demolì le case di quelli che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa del Signore, e dove le donne tessevano tende per Astarte. Notate l'apostasia così terribile di quel tempo. Giosia, il re di Giuda, eliminò le case che addirittura si trovavano nella casa del Signore. Il connubio si ripete e si cerca di ripetere anche oggi nel nostro tempo. Si dice che Dio è il Dio dell'amore e che quindi non può che essere dalla parte dell'amore, confondendo la passione dei sensi, l'immoralità sessuale con l'amore. L'unico vero amore è quello che viene da Dio, e l'amore di Dio non può contraddire le scritture, ma Dio ama ogni peccatore e quindi anche chi è legato da questo tipo di difficoltà può sperare in Gesù Cristo,
colui che libera e libera donando aiuto. Notiamo insieme: sacrificio dei bimbi, omosessualità dei sacerdoti idolatri, ma anche dipendenza per i raccolti agricoli e richieste di ogni genere erano fatte a quel tempo a questa divinità Baal, secondo Re 1:3. Ma un angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: alzati, vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro: è forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal Zebub, Dio di Ecron? Che tristezza, un re che sa che c'è un Dio in Israele, lui che ne è il re di Israele, manda a cercare la voce di un falso Dio per sapere se guarirà. Il profeta l'intercetterà e farà sapere che non guarirà, e non guarirà perché non si è rivolto al vero Signore. Pare che la carestia era un giudizio divino che doveva dimostrare l'impotenza di Baal. I miracoli del Signore dovevano ricordare la potenza del vero Dio, l'azione e la rettitudine di Yahweh, l'unico vero Dio di Israele. Levitico 26, 3 e 4, l'abbiamo già letto, e dice: se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna daranno i loro frutti. Chissà quante volte abbiamo letto questo nella Bibbia, l'abbiamo letto nelle nostre meditazioni personali, l'abbiamo letto nella Bibbia durante qualche sermone che doveva essere predicato. Dio metteva in relazione la benedizione del raccolto dell'agricoltura e la fede nel Signore. Vorrei farvi notare che Israele aveva poca pioggia, non era stata benedetta dal Nilo, non era stata benedetta dal Tigre e dall'Eufrate, non aveva risorse idriche proprie, dipendeva esclusivamente dalla pioggia dal cielo. E io desidero dirvi che questo era un problema per i più materialisti, i meno spirituali, ma sarebbe bastato fare la volontà di Dio e Dio non avrebbe mai e poi mai fatto mancare la sua pioggia al suo popolo. Perché Dio aveva stabilito questo, che le carestie erano suoi giudizi per dimostrare che lui era il vero Signore? Perché Dio doveva dimostrare chi era custode della verità. Romani 3:2. Grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Come vedete, Dio aveva scelto questo popolo affidandogli le sue rivelazioni, e invece questo popolo spesso tradiva questa missione, questo compito. E Romani 9:4. Cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. Vedete che l'apostolo Paolo non teme di dire ai credenti pagani di Roma che ai confratelli israeliti Dio aveva dato adozione scegliendoli, gloria benedicendoli, patti, perché la legge di Mosè e altra benedizione che Dio gli aveva data era la loro, la legislazione perché la legge di Mosè gli era stata data, il servizio sacro perché loro erano gli unici a poter offrire sacrifici, e le promesse. E queste promesse dicevano: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Gloria al Signore. Essi sarebbero stati quindi il canale del Messia. Leggiamolo Genesi 12:3. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tutte le famiglie della terra. Quindi il nazionalismo è fuori luogo. Dio è per la nostra nazione e per nessun altro. La discriminazione
è una cosa da condannare certamente. Tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. Romani 9:5. Ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Ecco perché Dio aveva scelto questo popolo. Essi dovevano essere i suoi testimoni tra le nazioni. Esodo 19:4 in poi. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se obbedite davvero alla voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Fra tutti i popoli. Quindi Dio voleva che tutto il popolo del Signore in Israele doveva essere fra tutti i popoli una luce. Non andò così. Impauriti della montagna che fumava, dei lampi, dei tuoni, del fumo che saliva, era Dio che parlava e dava la legge a Mosè. Poi diranno: parla tu con Dio e poi ci riferisci. Non vollero essere un regno e sacerdoti. Passarono tanti anni, venne Gesù. Per la sua grazia, adesso la Chiesa del Signore nel tempo attuale è re e sacerdote. Un sacerdozio affidato alla Chiesa e non a pochi eletti. Ogni credente è un sacerdote e re nella presenza e nella presenza del Signore. Oggi è un tempo simile ad allora. Isaia 8:16 in poi. Chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge tra i miei discepoli. Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe, in lui ripongo la mia speranza. Eccomi con i figli che il Signore mi ha dati. Noi siamo dei segni e dei presagi in Israele da parte del Signore degli eserciti, che abita sul monte Sion. Se vi si dice: consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai monti in favore dei vivi, alla legge, alla testimonianza? Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. E non è difficile vedere in questo testo biblico situazione molto simile all'attuale. Mai come oggi le persone hanno scelto l'occultismo, lo spiritismo, le false religioni, prediligono il contatto con lo spiritualismo, col satanismo, e noi come popolo del Signore siamo chiamati a ricordare che il nostro Dio è l'unico vero Dio. Il contesto del tempo in cui Eliseo ebbe a svolgere il suo ministero per il popolo di Dio. Gloria al Signore. Adesso ci alziamo all'impiedi e ci sentiamo liberi di ringraziare il Signore. Abbiamo detto che era una prova, preghiamo che il Signore guidi ogni cosa, che i suoi insegnamenti siano una benedizione per tutti. Vedete che Dio ha tanto da dirci e da darci. E i miracoli di Eliseo furono il doppio di quelli di Elia, e Dio volle dimostrare che non finisce con un uomo, seppur grande come Elia, non finirà con noi, la sua chiesa continuerà. Diamo insieme gloria a Dio. Gloria al Signore.